Domenica delle Palme, Piazza Grue a Pescara, dalle 10 alle 13 si mette a posto casa, si fa pulizia, così. Questa è la prima di una serie di iniziative che abbiamo avviato con Fater, che ringraziamo tantissimo, perché se un'azienda del calibro di Fater si è aggiunta al retake, questo vuol dire che il nostro messaggio, il messaggio per cui i cittadini devono rendersi responsabili dei luoghi in cui vivono, se un'azienda di questo tipo, quindi il privato, si schiera a favore di questa idea di fondo di retake, questo vuol dire dare un grande incoraggiamento, grandi opportunità a questo movimento. Una domenica speciale, quante ce ne vorrebbero per rendere Pescara, l'Abruzzo, il mondo più pulito? Ma io penso che è importante iniziare, queste iniziative non sono mai abbastanza, ma il senso è quello di far partire un concetto di cultura, di vicinanza ai posti che poi si sviluppa naturalmente, quindi noi siamo contenti oggi perché abbiamo visto tante famiglie, tanti bimbi, e abbiamo iniziato questo percorso con Retake, che è un'associazione in cui crediamo molto, per chiedere alle persone di prendersi cura dei luoghi comuni così come si prendono cura della loro casa. Ringraziamo davvero Fater, e che sosterrà anche il movimento, che è diventato oramai una fondazione nazionale, e quindi ci permetterà veramente di avere molte più chance di successo e di avviare quella che noi chiamiamo una rivoluzione gentile, che vorremmo si estendesse su tutto il paese. Noi abbiamo un brand importante come ACE, che si prende cura della casa degli italiani da sempre, e oggi vorremmo invitare gli italiani, in un momento in cui l'Italia riapre, a portare questa cultura anche nei luoghi pubblici, quindi in questa bella piazza. Qualche altra giornata come questa, Pescara sarebbe una città stupenda. Adesso ne faremo spesso di queste giornate, perché sono delle iniziative bellissime che il Comune, assieme alla Fater e all'associazione Retake, ha organizzato questa giornata per sensibilizzare i cittadini di Pescara a come tenere in ordine i nostri luoghi, le nostre piazze e i nostri parchi. Quindi questa è una delle prime giornate, ma ne seguiranno altre nelle varie zone di Pescara. Ad avercene di altre domeniche così speciali.